Lei, signora, in quanto nuora del dottor Fausto Sorini, ci può raccontare com'è nata la ditta? Quali racconti ha sentito in famiglia? Quali ricordi? Il nonno, che è nato nel 1885, pensate, più di 100 anni fa, è venuto farmacista qui ai primi del Novecento. Qui c'era la farmacia Locatelli, che era dove c'è oggi il Cactus, sapete il caffè Cactus? Ecco, era lì proprio, in centro alla città. Il giovane laureato farmacista in chimica e farmacia, nonno Fausto Sorini, io dico nonno Fausto, Fausto Sorini, è venuto come giovane farmacista in farmacia, è riuscito a modernizzarla, era un uomo di grande attività e di grande creatività, aveva voglia di fare cose nuove, insomma fin da ragazzo me lo dicono, poi si annoiava perché in farmacia facevano 4 polverine col pestello nel mortaio, no? Poi c'erano molte già in scatolate e lui diceva io vendere questa roba già pronta, si annoiava. Allora ha cominciato, c'era nel retrobottega un piccolo laboratorio perché ovviamente dove facevano queste pillole, queste farmacie così. E ha cominciato in un piccolo paiolo a fare delle caramelle, lui aveva già in mente questa cosa. Ha cominciato e le ha regalate a Natale agli amici. Gli amici di Milano, gli amici, i quali è entusiasti, hanno detto faccene, per un altro anno faccene tanti chili perché vogliamo regalarli. Ha allargato la pentola, pian piano, finché ha deciso che poteva creare una piccola azienda familiare e difatti ha cominciato, ha iniziato ad essere una piccola industria prima della guerra, della prima guerra mondiale, nel 1913. Il prodotto più famoso della ditta Sorini è sempre stato la caramella rabarbaro. Come si fabbricavano? Quando hanno cominciato a fare in grande, insomma, avevano questo laboratorio, le caramelle, la nonna per 30 anni ha diretto le operaie che erano addette a fare queste caramelle rabarbaro, perché venivano fatte tutte a mano. C'era il pentolone dove giravano tutti gli ingredienti, poi buttavano questa composto su un tavolato e venivano tagliate con piccole a mano a pezzetti e incartate a mano. Pensate il tempo che perdevano, però erano più buone di quelle di oggi. Erano limpide, adesso la rabarbaro è schifo perché non è una rabarbaro, è una caramella comune, non sembra neanche che abbia ancora quel sapore. La specialità perché della Sorini. La specialità della Sorini era come una caramella come quel vetro là, splendida. Una rabarbaro buona come la Sorini non l'ha fatta nessuno. E però quella ricetta lì l'ha portata nella tomba il signor Fausto, perché la ricetta vera non l'ha mai lasciata andare. Mi ricordo che solo a Milano portavano 5 quintali di rabarbaro al giorno. Sì.
solo a Milano, 5 litri di rabarbaro al giorno. Era invece come la rabarbaro Sorini. Era quasi... In che anni questo? 60. 70. Da sempre. Più che da tempo a lì. La rabarbaro sarebbe stata una caramella ricercatissima, era quasi medicinale, diciamo così. Era la marognola, quando non si digeriva bene, adesso c'è la farmacia che c'ha tutto, invece una volta c'era proprio una caramella. Fu molto apprezzato, insomma, perché aveva creato dalla piccola pentola la farmacia, era riuscito a creare una, perché poi oltre caramelle si era documentato per fare le marmellate, poi la mostarda in competizione con quella di Cremona, poi gli sciroppi, insomma un sacco di cose. Vorremmo conoscere meglio alcuni aspetti del carattere e della personalità del dottor Fausto. Socialmente era molto umano. Quando uno dei lavoranti o così operai moriva oppure si ammalava, lui si premurava subito di prendere in fabbrica un figlio per dargli lavoro subito. Mio papà mi diceva sempre: quando trovate il signor Fausto sul marciapiede, perché andando lì alla fabbrica, cioè andando a casa mia, io avevo il marciapiede, scendete dal marciapiede e dite buongiorno, trincoro, io, mia sorella, mio fratello, anche lui, buongiorno signor Fausto, e lui mi diceva sul marciapiede. Poi era molto gentile anche con i bambini, perché io ero una bambina, da poco l'operai era bravo. No, ma era gente buona. Sì. Era la signora Anna, che era un po' per me. Ecco, io la conoscevo così. Sì, no, lei veniva di sopra l'incarto a mano, Perché a lei piaceva, se appena buttata il rabarbaro che si stendeva sui tavoli di mano, lei piaceva prendere un pezzettino così appena portato. Ma lei un giorno, una settimana o anche due, sempre faceva il giro, la signora Anna. Una prerogativa del signor Fausto era che, siccome durante la guerra è stato molto duro anche lavorare, portare avanti la piccola azienda, lui però come principio voleva che il prodotto dolciario diventasse per tutti, mentre allora era considerato un bene di lusso. Certe persone povere, un po' indigenti, non potevano. Allora lui come motto aveva miglior qualità, minore prezzo. Cioè voleva dare un prodotto ottimo, ma a prezzo il minimo. E quindi questo è stato, anche quando è stato Cavaliere del Lavoro, è stato apprezzato per questa sua idea. Quello che era Fabrizio Sorini, veri proprietari, sono sempre stata gente molto corretta e molto vicina ai suoi operai. Dove è dislocata la ditta in quei primi tempi? Gli uffici erano dove c'è adesso la calzoleria Chelsea, ecco, bravi, Chelsea, lì. Invece in fondo al paese, via Lamme, marmellate con mostarde, così, un grosso complesso. Il consigliere era via Lamme, invece il dolciario era qui in via Crotti. Però dove c'è il family? Dove c'è il family c'erano le caramelle. E invece lì dove c'è adesso il dottor Bertolasi, che si attraversa la strada. Ah, sì. Sì. C'erano i pastigliaggi. No, non è cambiato niente. Però se lei va dentro dal dottor Bertolasi, in Dugazzansi c'erano gli uffici. Perché c'è quel coso lì, no? Tutto aperto, che va in fondo, lì c'erano quelle macchine lì dei pastigliaggi. E di sopra c'è un balcone, sì, e lì sì. C'erano i confetti, che lavorava la Fontana con la moglie, e c'era Broggi. Vorremmo capire se siete stati assunti dalla ditta tramite ufficio di collocamento o perché conoscevate qualcuno che già vi lavorava. Sì. Una volta c'era anche l'ufficio collocamento, praticamente se andava a iscrivere l'ufficio collocamento. E io sono andata perché la mamma lavava alla signora Antonietta, dalla famiglia Sorini, quindi tramite la mamma sono andata a lavorare alla Sorini.
Allora, io invece avevo fatto semplicemente domanda perché all'epoca di ditte solide abbastanza grandi non ce n'erano, per cui dava anche tranquillità e sicurezza, e dopo delle prove che avevo fatto con altre persone, cioè, sono stata scelta per lavorare con grande gioia. Perché a quei tempi era una cosa molto importante, un traguardo bello. In quali anni ha lavorato per la Sorini? Per quanto tempo? Ho guardato questa mattina sul libretto del lavoro dal 1966 fino a quando ha fallito nell'80, quando con sua mamma, che stavamo in fabbrica a lavorare, e fino a quando non ha fallito. Io sono nata a 14-15 anni, verso i 15, ho lavorato per 33 anni e 3 mesi di fila, poi la Sorini è fallita e sono andata ancora per un anno e mezzo a fare la stagione del Nuovo Pasquali, che ha fatto un'altra produzione, e sono stata in pensione a 52 anni. Avevo 15 anni quando sono entrata, e nel 71 mi sono licenziata. Però vuol fare una bella vita, ecco. Sì, sì. E perché le ragazzine... Non mi era bello, corpo, ma lei era brava, Carla. Alla Sorini le erano molto. Sono andata alla Sorini, ma molto contenta, perché anzi, la mia famiglia aveva bisogno. E allora a 14 anni, come ho compiuto gli anni, ripeto, a giugno, a agosto, sono andata a lavorare. Ma con tanta gioia, però. Non mi sentivo sacrificata. Perché sapevo che in casa c'era il bisogno e mi sentivo utile. Tutta la gente andava solo a fare la Sorini perché non c'erano altre ditte. Arrivano tutti i camion che scaricano cioccolati e creme, perché da questa, diciamo, in questo corridoio, se voi guardate dove vi indico io, ci sono diversi punti in cui vengono attaccate le manichette che dicevo prima per scaricare. Per esempio, quell'armadietto là d'acciaio a sinistra è un punto di scarico. Questi due dietro di me sono altri due punti. Dove c'è il camion là in fondo ce n'è uno, e uno subito dopo, e ce n'è uno lì a destra sulla prima colonna. Mm-hmm. Quindi da qua vengono mandati i cioccolati e le creme in tutti i serbatoi delle tre zone di produzione. I camion entrano tutti qui e scaricano tutti in questo corridoio. Noi, per darvi un'idea, quando siamo in stagione riceviamo circa 600-700 quintali al giorno di prodotti liquidi. Quindi si parla di una quantità abbastanza elevata. E il numero di carichi oscilla grosso modo tra i 5-6 carichi al giorno. Avevamo 3 mesi di prova quando siamo entrati alla Sorini e dovevamo, allora si incartavano le caramelle tutte a mano, per cui avevamo un banco, vero Pina? È un banco dove mettevano tutte queste caramelle scartate, per cui prendevamo due carte, una interna e una quella fuori, e si incartavano. E lì bisognava imparare anche la velocità, oltre a farle bene.
ero a incartare le caramelle a mano, appena entrata. Avevo 15 anni e eravamo in 11 e ci hanno detto: se non fate entro 3 mesi 22 kg di caramelle, vi licenziamo. Chiedo alla signora Ania. Sì. Oh. So perché io di lì non sono andata. Oh mamma mia, ste caramelline piccoline, 22 kg di caramelle. Bisognava lavorare e non parlare, Perché ci voleva insegnare la resa. Quelle più brave incitavano le altre a incappare, insomma, perché tutte ricevono una richiesta. I primi tempi è stata dura perché facevano male le mani, ma tu avevi l'orgoglio di fare queste, perché poi avevi bisogno in casa. Per cui quando siamo arrivati al traguardo, che siamo riusciti a fare questo peso, è stata anche una soddisfazione. In tre ci siamo riusciti a farne. Però cosa è successo? Che noi ci hanno lasciato lì a sgobbare e le altre hanno preso il posto più bello, sono andate a fare i lavori più leggeri. Era furbi, qua. Ma non c'era rivalità tra noi, perché se ce n'era anche una che non riusciva a fare questi chili, e non c'era di dire io sono stata più brava, ci si cercava proprio di aiutarci, e questo era un bel ambiente, perché ti trovavi, parlavi, quando c'erano dei momenti, perché quando dovevi lavorare, però diciamo eravamo come sorelle quando eravamo là, per cui era anche piacevole andare a lavorare. Però quando non c'era tanto lavoro ci mandavano un po' dappertutto e bisognava andare, se volevi lavorare. Ma a me è sempre piaciuto l'incarto a mano, comunque sia fisso. Diciamo che il lavoro da confettiere è pesante per il fatto che è un lavoro artigianale, lavori tutto a mano, le vasille, non so se avete la possibilità delle vasille, non avete mai visto praticamente quelle che dopo il muro lì, come si chiamano lì dove c'è dentro, c'è che gira, praticamente come quelle che usano i muratori, come quelle che usano i muratori per fare il collo. Loro avevano delle bacine così, ma erano fatte di rame, e allora loro mettevano dentro, dentro le mandorle e poi continuavano a girare mettendo il camicio, ma è un po' di zucchero, di sciroppo di zucchero con un po' di gomma arabica dentro, sciolta, due o tre bagnate, poi incamiciare con un po' di gomma, cioè una manina di gomma arabica di polvere a mezzo di riso. Quando hai fatto quello, lo devi scaricare tutte a mano, lavare le bassine, rimetterle dentro e andare con lo zucchero puro, praticamente con la gradazione, che c'era un densimetro vicino a un metro, praticamente secondo la gradazione che dovevi darsi, ecco. Poi devo tirare fuori, le bassine erano 10, no, ma tutto il lavoro, cioè, no, non c'è un lavoro praticamente che fa la macchina, c'è solo la bassina da lavorarci dentro, ecco. È un lavoro artigianale quello lì, e non si può cambiare. Cioè. Io invece, ecco, abitavo là, perché, mio papà faceva il portinaio, e allora ma gratis, perché fino a quando mi hanno preso a lavorare, che io poi non volevo mica andare. Ho fatto 3 mesi in fabbrica e poi dopo mi hanno messo in ufficio. L'esperienza è che quando arrivavano i camion dovevo accompagnarli, perché dovevano caricare la merce, il direttore voleva che ci fosse una persona che portava. Ecco, poi dopo aiutavo mio papà, aprì il cancello, perché il cancello non era automatico, no? Era quello che quando la fabbrica era nuova, c'era tutto di bello, c'era la frutta e c'era uno spazio verde, un bel giardino, perché era proprio una bella fabbrica. Lavoravo in ufficio e il mio ufficio si chiamava contenzioso, cioè recupero crediti e esportazioni, cioè clienti che non riuscivano a pagare si facevano delle pratiche per recuperare ovviamente i crediti. Ecco, il mio lavoro consisteva in questo e poi anche nel fare delle pratiche delle esportazioni, perché già allora la Sorini era una grande ditta e esportava parecchio, soprattutto in Libano. Adesso, vabbè, il Libano è quello che è, ma allora era considerata un po' la Svizzera del Medio Oriente, cioè ci andavano
le persone, i ricchi in crociera, fare le vacanze, e la Sorini forniva tantissime caramelle che aveva fatto una confezione apposta per il Libano e si chiamavano Sono Io, e poi anche delle spedizioni di altri prodotti in Somalia. Poi si facevano i confetti e si mandavano per la motta a New York. A New York si mangiavano i confetti sotto il nome della motta, ma venivano fatti a Castelleone, magari dal signor Fontana. Ecco, perché erano tutti prodotti di eccellenza, tutta la produzione che veniva fatta dal cioccolato alle caramelle, eccetera, erano tutte cose di prima qualità. Perché noi facevamo dei lavori che erano, Maria Luisa, tutta roba fatta a mano. E... No, no, c'è un lavoro buono, perché le mescolanze erano proprio, cioè, erano una vetrina, ecco, per i prodotti, le mescolanze erano una vetrina. Lavoro pesante, difficile di precisione. Quali macchinari o attrezzi utilizzavate? Alle caramelle, quando si incartava a mano, gli attrezzi erano le mani. E bisognava lavorare. Invece lì, e invece dopo c'erano le macchine che mettevano sulle caramelle, ancora mettevi dentro le caramelle nei buchi. Comunque di macchinari ce n'erano pochi, c'era il macchinario quello che dopo facevano le caramelle, che mettevano dentro, era come un rullo che girava, cioè, e la pasta delle caramelle si allungava finché andava dentro visto. Nel cielo. Col passare del tempo avevano incominciato a mettere delle macchine incartatrici. E poi più tardi ci sono venute delle macchine elettroniche, diciamo così, che si metteva dentro un pastone, un pezzo di pasta, si schiacciava un bottone e uscivano le caramelle già incartate dall'altra parte, che con gli occhietti ben aperti bisognava controllare il pastone che andava giù bene e le caramelle che uscivano bene, e poi prenderle quando vedeva la macchina 10 alla volta, si mettevano insieme, che erano caramelle tipo mu, non so se le conoscete, quadrettini, e si mettevano nelle scatole di 100 pezzi per poi spedirle. Caramella mu. Quando si rompeva qualche cosa si chiamava scenogalli. Sempre fatto con un professore meccanico, che è una cosa molto difficile anche da spiegare, ma bisogna sacrificarsi e apri l'occhio, bisogna imparare. Beh, una certa parte di meccanica bisogna averla, se no non capisci niente. Nel campo dolciario alimentare siamo sempre stati estero dipendenti, cioè le etichettatrici per esempio non c'erano in Italia nel 59, 60, le prime, le prime le abbiamo prese l'etichetta in macchina un po' di Hamburgo. Quando arrivava la macchina, non solo da Hamburgo, l'etichettatrice, veniva anche l'operaio da Hamburgo. E per 15 giorni lo accompagnavo e si imparava. Quando arrivava la macchina dalla Sindicia, veniva anche l'operaio svizzero che ci insegnava. Dopo, quando tutto andava bene, che io avevo imparato, quello ritornava in Germania, l'altro ritornava in Svizzera. Il meccanico che faceva manutenzione era sempre da solo, c'erano più meccanici, uno era detto una certa macchina e uno ha detto un'altra, però non è invece che massimo di due, tre, non di più. Noi all'inizio in gruppo eravamo tutte ragazzine a un tavolo, 10-10 con due tavoli, due responsabili, e lavoravamo in gruppo. Poi via via invece dopo con si mettevano sulle macchine, lavoravamo con tante macchine, ma una persona con una macchina incartava le caramelle individualmente. Questi serbatoi sono collegati dall'alto con le bocchette di scarico, quindi ci sono dei tubi che poi andiamo a vedere, che dall'esterno attraversano il muro e arrivano direttamente nel serbatoio. Viene pompato il cioccolato, la crema nel tubo e arriva dall'alto e cade dentro nel serbatoio. Questi qua, tranne quello, sono tutti da 20 tonnellate l'uno, 200 quintali.
Questo è il punto di inizio del ciclo di produzione, cioè il dosaggio del cioccolato. Qua il cioccolato arriva già alla temperatura di, in questo caso sarà circa 29-29,5 perché è un cioccolato al latte, e è già temperato, quindi qua è già pronto per essere dosato nello stampo. La fase che vedete dopo si chiama sgrondatura, lo stampo viene girato, il cioccolato liquido cade, sotto c'è una vasca di raccolta e rimane all'interno una pellicola di cioccolato liquido che poi nel frigo che c'è subito dopo indurisce e forma il guscio. E qui vedete il guscio. E qui il guscio non è completamente rigido, cioè il cioccolato qui deve essere, come si dice, cremato, cioè deve avere una consistenza tale da poter ricevere la crema, ma non deve essere eccessivamente duro, altrimenti poi la crema si stacca dal cioccolato. In questo caso è un prodotto cioccolato al latte crema, basta. Qui con lo stesso principio che avete visto prima nel cioccolato viene dosata la crema. Quando io vado a girare uno stampo sull'altro avrei il problema che la crema mi cade. Quindi quel rullo, che è un rullo caldo, va a togliere l'eccesso di crema e livella completamente la crema. A questo punto lo stampo, dopo aver livellato la crema, è pronto per essere, come si dice, accoppiato, cioè viene preso uno stampo e messo sull'altro. E poi da qui in avanti è tutta una fase di raffreddamento. Ci sono due frigoriferi, questo è il primo e là in fondo è il secondo. Il primo lavora intorno ai 10-12 gradi, serve per far raffreddare subito la crema. Il frigorifero in fondo invece, che lavora dai 4 ai 6 gradi, dipende dai prodotti, deve raffreddare bene il guscio esterno. Quindi l'importante è che il cioccolato venga ben raffreddato per poter permettere poi quello che si chiama smodellaggio, cioè togliere dallo stampo il prodotto. Quali erano le materie prime che si utilizzavano e da dove arrivavano? All'inizio degli anni 20 o 30, le mele si sbucciavano tutte a mano, si chiamavano da pelaipom. Sapete cosa vuol dire pelaipom? Pelaipom, mia mamma, ai tempi, cioè 100 anni fa, andava a sbucciare le mele, arrivavano alla stazione con il treno, e poi c'era un signore di Castelleone con un cavallo e un rimorchio, andavano a riempirlo e portavano la Sorini. La ditta di cavallo con il carro che andavano là a caricare, che erano gli uomini che buttavano le mele. Alla torre? Alla torre? Buttavano le mele sul carro e dopo attraversavano tutto il paese. E io ero sulle sponde perché curavo e mi dicevano, me date un po', mi dicevano. Allora noi collegavamo qualche cosa alle bambine che si avvicinavano, io mi sentivo la padrona, invece non ero niente, ero soltanto Adriana. E così, e dopo arrivava la frutta con il camion, dopo venivano messe in un bel magazzino e dopo passavano dentro in un ruscelletto, dentro là che si lavavano. E dopo passava sul nastro, ecco, trasportatore, e c'era l'operaio o due che toglievano le foglie, toglievano quelle marce e andavano sulla ciminiera. E da mele passavano a polpa. Là c'era una lavorazione che la polpa passava sotto i tubi e andava dentro nelle tine di legno. E di lì andavano in fabbrica, passavano tutto sotto. Dovevate indossare una divisa particolare? Vi era fornita dalla ditta? Sì, che ci dava la ditta. Pantaloni, giubbino, quello che ci dava. Sì, sì, con le spalle. E la cuffia. Sempre con la cuffia, come le infermiere. Volevano fare... Invece le impiegate tutte vestite di colore.
Di blu? No. Cioè, avevamo sì un grembiule color aviatore, diciamo. Col colletto bianco, di rigore. Davano anche gli zoccoli. Io. Come andavamo? E suonavi il fischio. Loro sì, loro avevano al quarto alle otto dovevamo andare in spogliatoio, cambiarsi, adesso il grembiule azzurro, poi il linea azzurro con un cappellino. A che ora si cominciava il lavoro e per quante ore si lavorava? Si facevano anche degli straordinari? Dalle 8 a mezzogiorno, dalle 1 e mezza a 5 e mezza. Salvo qualche ora in più, ma comunque il programma sarebbe stato 3-8 ore al giorno. Non come adesso che rimangono a casa anche al venerdì. Lavoravano fino al sabato sera, qualche volta la domenica mattina. Dopo noi tornavamo dietro la sera, quando c'erano i boieri che ci facevano a mano, e dopo la sera li mettevamo nelle scatole e facevamo, ancora dalle 9, delle volte tornavo anche alle 11. Ma quando c'era tanto lavoro stavamo là fino alle 6 e mezza a incartare a mano, poi si andava a casa e si tornava alle 7 e mezza e si usciva anche alle 11 e mezza. Un bel giorno mio marito, c'era il tempo non tanto bello, è venuto a prendermi e si è arrabbiato e mi ha detto: portala alla baranda di Surin, sì, così che sei me sempre là. Quando entravamo c'era l'orario e si entrava a lavorare, lì suonava un campanello, si ricorda? Se tu entravi che mancavano 5 minuti alle 8, per esempio, tu alle 8 dovevi essere sul posto, sul di, posto lavoro. Di lavoro. Se tu arrivavi a 5 alle 8, chiudevano la Claire e tu quel mattino lì non andavi a lavorare, per cui dovevi essere molto puntuali, perché tu a 5, se per esempio andavo alle 8, alle 5 alle 8 tu dovevi già essere spogliata, perché ci spogliavano per mettere la divisa, no? Andavi alle 8 e mezza e se no, no, non entravi più, perché io un mattino sono arrivata tardi, mancavano 5 alle 8, c'era il portinaio che tirava giù la Claire, ma mancava 5 minuti e io sono rimasta fuori per dire l'orario com'era. E quando uscivi a mezzogiorno loro facevano lo spoglio, c'era la portinaia per le donne e il portinaio per gli uomini. C'era lo spoglio. Un martingegno là che si chiamava, imparziale, no? E tiravano la cosa, quella levetta, non è che una che portava via qualche cosa, quello lì segnava, no? Perché su 100 colpi magari ce n'erano 10 rossi, gli altri invece erano verdi, però insomma ci è capitato qualcuno che ha portato via la marmellata, se l'ha messa qua davanti e si è scusata tutta. E ci odiavano, cioè odiavano un po' mia mamma perché faceva spoglio, ma d'altronde quando uscì il rosso mia mamma faceva spoglio, c'era una stanzetta, mi spoglio soltanto in tasca così per vedere. Tu andavi in un camerino e questa signora ti toccava se avevi qualcosa addosso, è come se fossi all'aeroporto che ti... Ecco, noi facevano così, c'era un controllo. Ci sono stati infortuni sul lavoro? Io sì, io ho avuto un infortunio perché ho lavorato 2 mesi alla macchina di incartare le golie e nel metterle dentro sono stata un po' imprudente, dico così, perché ce n'era una che faceva fatica a scendere, ho cercato di tirarla via mentre la macchina e mi sono tagliata il mignolo e allora mi hanno portato con la bicicletta, allora perché non c'erano macchine, mi hanno portata all'ospedale perché qui c'era il nostro ospedale allora e un magazziniere in bicicletta sulla canna mi ha portato e il giorno dopo mi ha operato il dottor Taraschi allora, perché allora era lui, e mi ricordo, e mi ha cucito però una cosa, diciamo, al momento, e mi è rimasto però il segno in questo dito, è stata una cosa banale, colpa mia, perché molto probabilmente dovevo stare più attenta, ma per non fermare la macchina, per voler togliere la... e questa mi ha preso il dito, ecco, ho avuto questo piccolo, diciamo, è stato proprio un inconveniente. Non è successo anche il peggio, perché era ancora da Barbaro, che se non sono rovesciati la mano, 100 gradi, per esempio, non sono stata.
C'era qualche signore o signorina che... Passava la falange nella macchina, scendeva la testata e chiudeva la capsula nel bicchiere. Beh, metteva, quando scendeva metteva il dito, ma non entrava. Non c'era più le cose, la capsula rimaneva il dito. Allora si portava la signorina all'ospedale e lei curia le gulto quel delito. La speranza che dovessero attaccare, invece no, non la toccava più. Deve stare molto molto attenti quando ci sono le macchine, perché un attimo. Mentre che... parlavano col dito sotto la macchina. Quando ci siamo in tanti può succedere sul lavoro. Non dovrebbe succedere, però. Ma uno quando prende confidenza con una cosa, al momento della detta, praticamente è quel momento che praticamente viene preso, perché quattro mate vanno sotto una ciglia. Sorini possedeva solo la ditta di Castellone o ne aveva altre? La Sorini aveva anche rilevato in uno stabilimento a Gorizia che si chiamava Coama. Quando quella ditta si è trovata in difficoltà, la ditta Sorini era in auge e ha voluto salvarla aiutandola, portandola a molti operai di qui che insegnassero alle persone là le nuove produzioni. E là c'era mio fratello che aiutava anche lui, siccome era di Gorizia, però hanno veramente portato grandi miglioramenti e anche avevano qui la ditta, aveva il vantaggio di comprare lo zucchero a Portofranco, cioè senza il dazio, perché la Gorizia, città di confine, aveva questi benefici. Era uno stabilimento che aiutava molto a realizzare i profitti, perché acquistando in quella zona lì, c'erano molto, molti vantaggi. Diciamo fine anni 50 e primi anni 60, perché Gualtiero quando è andato alla Coama, perché là facevano i confetti e i caramelli in seguito, ma i confetti li facevano là alla Coama, per cui dopo i camion arrivavano qua a Castelleone. Qui c'era il deposito e venivano spediti da Castelleone. La Sorini partecipava già ai vostri tempi a fiere o a esposizioni? Si faceva sempre la Fiera Campionaria di Milano, che c'è ancora adesso, e poi si partecipava anche alla Fiera del Levante di Bari. Erano fiere molto importanti, che servivano anche per attirare nuovi clienti e ci tenevano, cioè particolarmente, perché erano, diciamo, appuntamenti fissi. Andando alla fiera veniva tanta gente e faceva propaganda, che adesso c'è la televisione, invece una volta di andare di persona a vedere, far vedere le caramelle come erano, vedere le cose come erano, spiegare come erano. Una volta era fatta così. E sono a Bari. 2 o 3 anni, sì, fermarmi 15 giorni realmente. Invece a Milano andavo solo a prepararla e poi c'erano le altre signore che andavano a il tempo, stavano là, insomma. Ecco. Questa qui è la fiera di Bari, eravamo in fiera, questo qui era lo stand allestito. Questa qui era l'entrata, sempre per lo stand. L'entrata dello stand. Sassolini proprio, eh? E questa, quando eravamo in fiera, che ci è arrivato Aldo Moro, che era il presidente del consiglio di allora, negli anni 65-70, che poi l'hanno ucciso nel 78, sì, anni 70, credo. Questo era il sindaco di Bari, questo qui ero io quando le signore che c'erano alla fiera, Aldo Moro, e questo qui era Stevan, era il direttore generale della Sorini dei tempi...
comunque sì. Altre. Sempre più o meno quelle, insomma. Ecco. Sì, sì, sì. Questa è lì. Qui al Domore, in primo piano, con il sindaco di Bari e un po' di gente che... Qui il prodotto è, diciamo, stato smodellato, lo stampo prosegue il suo percorso e ritorna al punto iniziale dove siamo partiti, viene preriscaldato e poi si riparte con il dosaggio. Il giro su questa linea è circa 50 minuti. Questo è un metal detector, tutte le linee hanno un metal detector. Praticamente il prodotto viene controllato per eventuali presenze di corpi estranei, metallici. Dopodiché il prodotto viene incartato, poi però quella parte qua la vediamo tutti insieme perché qui si può anche parlare. I cioccolatini riempiono i buchi del piatto, viene spinto, quando arriva la posizione viene spinto da sotto, sopra deve avere un incarto che si piega. E poi ci sono tre fasi in cui viene piegata la carta. Qua vedete una buona parte delle macchine di confezionamento che, finale che abbiamo in stabilimento. Questo è l'esempio di una delle confezioni finali che poi voi vedete nei negozi, nei supermercati. Questa è una busta da 165 grammi. La macchina che voi vedete davanti a voi si chiama, è composta da due parti. La parte sopra è una multitesta. È una macchina che ha la funzione di pesare il prodotto, ha una serie di celle di carico che sono delle bilance che ricevono da quella scala che c'è dietro il prodotto per caduta. Ognuna di queste celle di carico raggiunge un suo peso, il computer della macchina non fa altro che andare a combinare le celle per raggiungere il peso della busta che io voglio. Il prodotto cade in quel cono che vedete sotto e passa nella seconda parte della macchina che è una imbustatrice verticale. Poi l'operatrice prende le buste, le conta il numero di pezzi che ha previsto, le mette nel cartone, applica l'etichetta che ha il codice del prodotto, il codice a barre, la descrizione, il lotto e la scadenza e compone il bancale che è là in fondo, che quando è arrivato il numero previsto viene portato in magazzino. Quando e perché la famiglia Sorini ha ceduto la ditta? Verso i 70, siccome c'erano molti cambiamenti anche nella direzione, così, sono venuti dei pezzi grossi da Milano a dirigere la ditta e no, hanno fatto una società, insomma, no, perché forse era più sicuro. E non hanno fatto... Non, ha sofferto di questo, dopo un po' di anni ha deciso di vendere e mio marito non era in grado di, insomma, di sostenere, insieme hanno venduto mantenendo il nome. Così. Hanno trasportato tutti gli uffici a Milano, il che non è stata una bella idea, perché avevano un pulmino tutti i giorni che partiva con gli impiegati e così andava a Milano negli uffici addetti e poi ritornava la sera. Oltre la spesa c'era un distacco fra la ditta e quelli dell'ufficio che slegava un pochino tutto quello che era l'insieme. Io sono stata quasi due anni a Milano. C'erano qui degli uffici enormi, belli, luminosi e là praticamente è stato acquistato il piano di un condominio. Abbastanza in una zona abbastanza centrale,
però erano tutti uffici piuttosto angusti e poi le spese di gestione, il pulmino. Quello che non ho capito neanche. Erano pagano affitto ordinario, quello degli uffici qui, pagano di vedere sì, il pulmino. E difatti poi quando si tornava qui per delle ricerche d'archivio così si vedevano quegli uffici pieni di cartoni e stringeva il cuore. Quando il signor Fausto ha lasciato la ditta ci sono subentrati vari, Marchese Giannini, a, non so, a dottor Storchio, a dottor Albasser, tutta gente che lavorava, dottor Mascellaro che era nazionista. L'azionista più grande era il Marchese Giannini. C'è stato un avvicendamento ai vertici di persone che vedeva le cose in maniera... Ecco, anche perché le persone erano tutte di Milano, per cui probabilmente c'era anche un interesse, non so, diciamo personale. E da lì, non so se si può dire, mangia te, mangia me, come è andata tutti, non so se non erano onesti, non so se hanno fatto fallire, insomma, perché però è stata una cosa... E gli ultimi mesi tutti se ne approfittavano perché lì dopo è venuto il disastro e chi portava via questo, chi portava via quello lì. Alla mattina si andava, si timbrava il cartellino ma non si lavorava, quindi eravamo tutti fuori o dentro a aspettare cosa volevano fare. Arrivavano i sindacati ma non hanno combinato proprio niente. Comunque quell'anno lì abbiamo lavorato 3 mesi e gli altri 3 mesi a continuare avanti e indietro a guardare cosa facevano in quella ditta. Una cosa per Castelleone è stata una cosa tragica perché con 200 operai, papà e mamma di famiglia e tutti insieme, tutti i ragazzi che andavano a scuola, io ero uno di quelli, con mio marito e io eravamo dentro in due e fatti fare Sorini e con due ragazzi che studiavano. È stata una tragedia, diciamo così. Comunque dopo Sorini è stata una brutta esperienza. Perché c'è stato proprio il fallimento. Sì, il fallimento. Al 28 di settembre, al 28 di dicembre del 79. Sì, dopo c'è stata la chiusura. Le organizzazioni sindacali hanno uno sviluppo e una nascita soprattutto nei primi anni del dopoguerra. C'era un grande sindacato, allora possiamo dire unitario, che era quello che era della CGIL, e dopodiché si sono nate intorno agli anni 50-55, sono uscite da questo sindacato altre organizzazioni sindacali che si sono andate a formare come la CISL e come la UIL. E sono nate queste che sono le 3 confederazioni principali nel nostro paese. Possiamo dire che soprattutto rispetto allo scenario europeo o internazionale la tradizione sindacale è forte e radicata, tenete conto che le 3 organizzazioni insieme rappresentano circa 12 milioni di lavoratori e pensionati, pertanto è una realtà molto importante. Il percorso è stato un percorso anche difficile che è stato dovuto a come il paese si è evoluto, cioè voi tenete conto che venivamo dopo la seconda guerra mondiale, pertanto una ricostruzione del paese con tante difficoltà, il mondo del lavoro che era in sofferenza perché provate a immaginare quanta difficoltà c'era a quel tempo per trovare posto di lavoro e le prime conquiste che poi sono nate soprattutto a fine degli anni 60 grazie anche all'intervento e soprattutto delle 3 organizzazioni sindacali.
quello che noi quest'anno abbiamo festeggiato, non so se l'avete studiato o ve l'è stato detto, comunque è un anniversario importante, sono 40 anni dalla nascita dello Statuto dei Lavoratori, che proprio è nato nel 1970, dove al suo interno vengono riconosciuti quelli che sono i diritti dei lavoratori, ma anche i doveri. Pertanto per la prima volta dal dopoguerra si formalizza, si scrive, nasce quello che poi viene definito lo Statuto dei Lavoratori, a tutela proprio dei lavoratori nei posti di lavoro. Evidentemente il fallimento Sorini per Castelleone e per comunque l'intero territorio ha rappresentato un trauma piuttosto importante, sia perché la realtà era una realtà di rilievo e soprattutto per l'occupazione che naturalmente è rimasta senza lavoro. Compatibilmente con le leggi di quel tempo, la prima cosa che abbiamo messo in pratica è stata quella di assistere i lavoratori che hanno perso il lavoro. Normalmente quando un'azienda fallisce non ha tutte le risorse economiche per pagare gli stipendi, i debiti e via dicendo. Quindi per tutta una serie di questioni abbiamo assistito i lavoratori per fare in modo che questi si presentassero in tribunale per chiedere, per rivendicare quelle che erano le loro retribuzioni, i loro stipendi e quanto avevano maturato. Quindi quello è stata la fase immediatamente di emergenza, chiamiamola così. La parte invece che ha riguardato la rinascita, quindi dopo i primissimi anni 80, è stata quella un pochino più interessante, ma dallo stesso punto di vista un pochino più complicata. Perché? Perché l'azienda naturalmente è nata con caratteristiche e dimensioni molto diverse. Io mi ricordo che questa azienda quando nacque aveva 7-8 dipendenti fissi e poi aveva tutte quelle persone che venivano assunte nel periodo da settembre in avanti, che facevano la stagione, le stagionali, e venivano sostanzialmente adibite alla produzione di marron glacé, che era una delle produzioni caratteristiche della Sorini. Era però un periodo molto molto difficile. Il lavoro non c'era tutto l'anno, quindi dovevamo intervenire specialmente nei periodi estivi, nei due mesi giugno, luglio, ma anche parte di agosto, con degli strumenti che potessero fare in modo che i lavoratori potevano stare a casa perché non c'era il lavoro. Sono stati anni di difficoltà, tra virgolette, anni di difficoltà che però fortunatamente, come poi voi avete visto quando abbiamo fatto la visita, sono stati superati nel tempo. Va dato atto alla proprietà che ha creduto molto in questo progetto. Nel tempo poi dopo sono subentrate altri soci, altre persone che hanno creduto nell'azienda, e da quella piccola realtà di circa 7-8 dipendenti fissi più gli stagionali dei primissimi anni 80 siamo arrivati alla realtà che avete visto oggi, che è una signora realtà, perché nell'economia cremonese un'azienda che ha a pieno ritmo 260-270 dipendenti non è più considerata né piccola né media, ma potremmo dire che può essere considerata una grande azienda, tenuto conto del numero dei dipendenti che ci sono nelle aziende del territorio cremonese.
General Quat è entrato, diciamo, in Sorini dal 1985 con altri soci, però lui comunque già amministratore unico e socio di maggioranza è già appunto dal 1985 che è entrato in questa società, abbandonando quella precedente che commercializzava prodotti Sorini. L'azienda era reduce appunto dal fallimento, come vi avranno raccontato. Tutta l'attrezzatura era molto vecchia, risalente agli anni, penso 30-40, adesso non so esattamente, comunque obsoleta. Il marchio aveva perso molto mercato proprio perché a seguito del fallimento erano state perse un po' quote di mercato. Le banche avevano finanziato precedentemente la Sorini, quindi dopo un fallimento avevano poca credibilità in questa azienda. La rete vendita ovviamente era diventata inesistente. E soprattutto la difficoltà era anche a trovare dei fornitori ancora disponibili a dare merce per poter iniziare a lavorare in maniera, insomma, un po' consistente. Di conseguenza è stata veramente difficile rimettere in piedi la situazione, che era abbastanza tragica, ecco, nell'85. Lo sforzo più grande che è stato fatto, comunque, al di là del disastro trovato, è stato quello di costruire una rete vendita in tutta Italia, in tutta Europa e a questo punto anche nel mondo, ed è stato il grande sforzo che ha fatto ragionare il Quat insieme a tutto lo staff, tanto che appunto ha portato un'azienda che fatturava 3 miliardi di lire agli attuali quasi 60 milioni di euro nel giro di un periodo che a voi sembrerà tantissimo, ma che in un'azienda è stata un'evoluzione veramente velocissima, ecco. E soprattutto la cosa che avete visto è l'innovazione, tutta la parte produttiva che è all'avanguardia rispetto a tutte le altre ditte dolciarie, diciamo, perché tendenzialmente poche sono così attrezzate con macchinari moderni, così ci stanno un po' seguendo adesso, ecco, su questa. Ed è stata un po' l'arma vincente degli ultimi anni, che era quella di produrre tanto a un costo contenuto, ecco. E ci ha permesso di entrare soprattutto nel mondo della grande distribuzione. Certo, certo. E non rimanere artigiani, ecco, la strada è stata quella di industrializzare. Precedente, esatto. Trending.